Maltempo, disagi, danni e sorprese. E già, perché magari quando proprio non te l'aspetti ti ritrovi di fronte ad una situazione che non avevi previsto. Niente di tragico, sia chiaro, ma l'episodio induce quantomeno ad una riflessione. La voragine che vedete in queste immagini sul marciapiede est del lungomare di Siderno, da poco completamente ricostruito, è stato inaugurato pochissimi mesi fa con una partecipata cerimonia, ha sfregiato l'eleganza dell'infrastruttura e soprattutto allertato la popolazione che del lungomare ha fatto sempre il suo fiore all'occhiello. Il mare in tempesta di questi ultimi giorni, ma anche di queste ultime ore, ha evidentemente scavato provocando il crollo di questo pezzo di marciapiede. La meraviglia, francamente, è legittima. Dopo anni di attesa per riaverlo, era stato semidistrutto da una violenta mareggiata qualche anno fa, finalmente il lungomare era tornato ad essere fruibile e bisogna dire che la ditta aggiudicataria dell'appalto ha fatto di tutto per rispettare i tempi e realizzare l'opera, opera che era stata concepita proprio per evitare i pericoli provenienti dallo Ionio. Infatti, come potete vedere da queste immagini, sotto la ringhiera sono stati collocati pesanti massi, una sorta di frangiflutti sistemati ad inizio spiaggia e non in mare. Si tratta adesso di capire perché la pavimentazione abbia ceduto. Intanto il punto è stato transennato. Per fortuna, al momento del cedimento non passava nessuna persona. Dall'alba in poi ci sono molti appassionati di corsa. I tecnici del comune hanno fatto già più sopralluoghi e tutto è avvenuto sotto lo sguardo di molti cittadini che, ad essere sinceri, non l'hanno presa proprio bene.